Stagione 2017-2018 per la nuova Pallavolo Campobasso. È tempo di presentazioni, è tempo di riprendere gli allenamenti per la società del capoluogo che quest'anno si appresta a disputare, ad iniziare il suo 34esimo anno di attività. Prima squadra con la femminile che prenderà parte al prossimo torneo di Serie D, ma soprattutto tanto settore giovanile. La nuova Pallavolo Campobasso sarà impegnata in tutti i campionati regionali giovanili, al maschile e al femminile. E allora insieme alle nostre interviste andiamo a conoscere chi saranno i protagonisti sui campi. Paola Di Cesare è confermata anche quest'anno la partnership e la collaborazione soprattutto tra il centro FisioPro e la nuova Pallavolo Campobasso. Preparate le atlete sotto il punto di vista fisico-medico al campionato? Sì, siamo ai blocchi di partenza di questa 34esima stagione. Sempre marchiata nuova pallavolo, quest'anno la società riporterà anche in sede di calendarizzazione federale ufficiale il nome di FisioPro dopo un paio di anni di assenza, avendo lasciato spazio ad un altro partner che aveva interesse ad investire nella nostra realtà. E chiaramente noi non abbiamo mai abbandonato il nostro ruolo e proprio in questi giorni è ripresa la preparazione fisica ad opera dei nostri preparatori che seguono le atlete sia in campo, quindi durante gli allenamenti tecnici, e sia per la parte prettamente fisica con delle sedute di allenamento specifiche proprio adeguate alla pallavolo. Baby girl, I give it 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental. Mimmo Ciuffreda, allenatore della nuova Pallavolo Campobasso, parte una nuova stagione, sarà sicuramente intensa per quanto riguarda il campionato sia Under 18 che quello di prima divisione maschile. Quali gli obiettivi per questa stagione? Allora, gli obiettivi sono quello di far migliorare i ragazzi, farli diventare, oltre che degli atleti, dei bravi giocatori di pallavolo. Abbiamo iniziato l'anno scorso questa esperienza con dei ragazzi di Under 18, abbiamo fatto il campionato di prima divisione con dei risultati, devo dire, anche insperati per come era iniziato. E l'obiettivo quest'anno è di farli migliorare, di vincere qualche partita in più e di dare fastidio alle squadre più forti. Per quanto riguarda il campionato di prima divisione dell'anno scorso, avete partecipato con una squadra giovanissima, quindi c'è stata una crescita in campo che poi avete riscontrato probabilmente soprattutto nel campionato di competenza, credo. Certo, certo. Abbiamo il campionato Under 16 è stato un campionato importante che ci ha visto vincitori e siamo arrivati alle fasi nazionali. Ci hanno visto soccombere per motivi numerici, perché insomma ci siamo scontrati con nel nostro girone con società come Trento, come Milano, società di A1. Però i ragazzi hanno reagito bene, si sono impegnati e noi è questo che vogliamo. Impegno e crescita dei ragazzi. L'esperienza interregionale fa crescere sotto anche il punto di vista caratteriale. Sicuramente, sicuramente. I nostri ragazzi dal punto di vista caratteriale non hanno da invidiare niente, nulla a nessuna squadra. E devo dire sotto questo aspetto sono migliorati molto. Per quanto riguarda il settore maschile in Molise si basa molto anche sulla collaborazione che si instaurano tra le varie società. Certo, certo. Devo dire è fondamentale la collaborazione con gli amici di Agnone e del mister Maniscalco. Sperando che aumentino i numeri nel maschile anche a livello nazionale sono proibitivi, anche a Modena, parlando con degli amici a Modena, hanno dei problemi. Se anche in Emilia Romagna hanno problemi di reclutamento, figurarsi noi in Molise, però noi ce la mettiamo tutta e l'entusiasmo non ci manca. Passa in tele, però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio, giuro stavo divenendo.
Alessandra Fanelli, parte una nuova stagione con la nuova pallavolo, campionato importante per te quest'anno perché sarà Serie D, quindi definiamolo il campionato dei grandi. Abbastanza, anche perché l'anno scorso è stato l'ultimo anno di Under 18, visto che quest'anno non lo potrò più fare. Spero sinceramente di poter essere in campo almeno a qualche partita, naturalmente ci sono ragazze più esperte di me in questo campo. L'esperienza Under 18 invece, perché sei andata anche alle fasi nazionali, quindi è stato un momento di crescita? Sì, perché non provenendo da questa squadra non ho mai avuto la possibilità di fare una finale nazionale, infatti l'anno scorso per me è stata la prima e spero che per le altre ragazze più piccole serva per crescere. Cosa ti aspetti personalmente anche da questo campionato, visto che per te, come detto anche all'inizio, sarà tanto allenamento e guadagnarti il posto in allenamento? Allora, allenamento sicuramente, anche perché adesso stiamo facendo la preparazione e ci stiamo stancando un sacco tutte quante, sia a livello fisico che anche a livello mentale, perché alla fine sono sempre impegni da rispettare. E poi mi aspetto naturalmente che io insieme alle mie compagne riusciremo ad arrivare naturalmente a un livello abbastanza alto, almeno come hanno detto prima nella presentazione, arrivare almeno ai playoff per vedere di raggiungere questa vita Serie C. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Davide De Socio, per la nuova Pallavolo Campobasso parte per te una nuova stagione fatta anche quest'anno di prima divisione ed under 16. Quali gli obiettivi? Beh, quest'anno spero innanzitutto di avere una squadra formosa, perché pure l'anno scorso alcuni elementi c'erano e non c'erano, perché infatti in alcune partite abbiamo avuto problemi di presenza in quanto alcuni ragazzi all'ultimo momento non si presentavano più alle partite e quindi anche la qualità del gioco poi andava ad abbassarsi. Quest'anno quindi spero che ci sia più affluenza negli allenamenti e pure nelle partite. Per quanto riguarda la prima divisione, so che hai giocato comunque con ragazzi anche più grandi di te, però all'interno del campionato vi siete confrontati con squadre decisamente più esperte, c'è stata una crescita anche lì. Sì, allora nella prima parte della prima divisione c'è stata un po' di difficoltà, perché io, ma anche come altri ragazzi, era una prima esperienza in questo campionato, però già nella seconda parte del campionato di prima divisione abbiamo avuto come una ricrescita, perché abbiamo vinto la nostra prima partita e abbiamo comunque visto dei, pure piccoli, ma comunque dei miglioramenti man mano nelle partite. Se dovessi consigliare a qualcuno che ci sta seguendo di giocare a pallavolo, come lo convinceresti? Io lo convincerei dicendo di andare a vedere su YouTube qualche partita della nazionale italiana e vedere veramente lo spirito e la gioia che ci mettono quando si fa un punto oppure quando si fa un muro buono, in ogni cosa, perché alla fine pallavolo è questo, non c'è una sola cosa in cui si deve essere bravi, ma in tutto. E per questo, perché appunto questo sport a me piace molto, perché io riesco in molte cose. Io, il mio ruolo è palleggiatore, io quindi alzo la palla agli altri che poi andranno a schiacciarla nel campo, e quindi spero che nel mio ruolo di riuscire al massimo.
senza trucchi. Mi piace se li perdi tutti. Mi piace anche senza nome. Mi piace quando non si dorme. Ti piace soltanto se appesa al tuo braccio, a fianco a te, il tuo oro e Cartier. Prendi pezzi di me, uno tira l'altro, ma io tengo l'ultima parte del puzzle. Ai, 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 ai. Alessandra Colonna, per la nuova Pallavolo Campobasso parte la preparazione in vista del campionato di Serie D interregionale. Cosa vi aspettate da questa stagione? Ci aspettiamo ovviamente, cioè puntiamo ai playoff, visto che sono 2 anni che li sfioriamo, e niente, saranno 6 settimane di preparazione e ci alleneremo duro quest'anno e speriamo di migliorare. Per te anche quest'anno il doppio campionato, sia prima squadra ma anche settore giovanile, torneo under 18 ancora quest'anno. Per il settore giovanile invece come vi preparate e cosa vi aspettate? Sì, questo qui per me è l'ultimo anno under 18 e spero il meglio. L'anno scorso avete vinto e quindi avete preso parte alle fasi interregionali, vittorie, sconfitte, a prescindere c'è stata credo una crescita anche caratteriale, l'esperienza comunque serve sempre. Certo, certo, più esperienza abbiamo e ovviamente meglio riusciamo ad approcciare in campo. Siete una squadra giovane, siete comunque tutte ragazze molto giovani, svolgete insieme diversi allenamenti, c'è tanto affiatamento anche in campo. Certo, certo, ovviamente le più grandi aiutano le più piccole, come è giusto che sia, e si cresce insieme. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Siamo con Giulia e Francesco della nuova Pallavolo Campobasso. Giulia, si apre una nuova stagione, è tempo di allenamenti in vista però del campionato, quest'anno sarà under 16, come vi state preparando insieme a tutta la squadra insomma a questa nuova avventura? Allora, stiamo iniziando con la preparazione atletica, facciamo degli allenamenti mirati appunto alla preparazione per il campionato di quest'anno, cioè l'under 16. Sei però reduce anche da un campionato vinto alla fine, perché l'anno scorso hai giocato con l'under 14, la tua categoria di appartenenza, e hai vinto il campionato. Com'è stata anche la passata stagione e cosa hai imparato? È stata una stagione molto impegnativa e sicuramente ha dato anche molta soddisfazione vincere e raggiungere un traguardo così importante, perché l'Under 14 diciamo che è stato uno dei miei primi veri campionati, quindi secondo me è stato bellissimo. Hai fatto anche le fasi nazionali, quelle fuori regione, quindi com'è andata? È andata molto bene, nel senso che anche se non abbiamo vinto siamo comunque divertiti, e quindi a volte è soltanto questo l'importante, proprio perché anche se non si vince si ha la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo importante come le finali nazionali. Francesco, invece per te l'anno scorso l'esperienza under 18, quindi un campionato di grandi, definiamoli così, quest'anno invece l'under 19 sarà un campionato diverso però. Sì, diciamo che con l'under 19 maschile si inizia ad alzare molto di più il livello. E questa settimana sono iniziati anche per me gli allenamenti, è iniziata la preparazione atletica e a breve avrò modo anche di iniziare gli allenamenti con la mia squadra e sono sempre più convinto di portare i miei obiettivi a termine. Tu rappresenti, diciamo così, anche la collaborazione che c'è instaurata tra Nuova Pallavolo Campobasso ed Agnone, quindi c'è tanta collaborazione in Molise per far crescere ulteriormente il movimento maschile.
Sì, dare una mano per la cosa che mi piace è fatto davvero con il cuore, perché è sempre bello aiutare, soprattutto nel mondo in cui tu cerchi di inserirti sempre di più. C'è tanta tecnica nella pallavolo. Cosa, se dovessi raccontare, diciamo così, la pallavolo, come la racconteresti? La pallavolo vista da fuori sembra uno sport abbastanza facile, però la preparazione che c'è dietro, anche la sofferenza soprattutto della preparazione atletica delle prime 2 settimane è molto tosta. Young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Claudia Mastroberardino, parte un'altra stagione sotto rete per quanto riguarda te e il tuo sport, la pallavolo, con la nuova pallavolo Campobasso. Sarà anche quest'anno una stagione intensa, fatta di prima squadra e settore giovanile. Sì, anche quest'anno ripartiamo con la Serie D e personalmente l'Under 18 e pensiamo di fare un bel campionato, siamo ragazze giovani ma puntiamo a migliorare e diciamo ad utilizzare la Serie D come uno stimolo per fare meglio anche in Under 18. Per quanto riguarda la Serie D, qualche novità anche per quanto riguarda la squadra? C'è qualche tua compagna che quest'anno ha dovuto lasciare per motivi universitari, quindi sempre un gruppo sia affiatato ma sempre in evoluzione, salgono anche nuove ragazze dal settore giovanile. Ogni anno siamo abituate a lasciare qualche ragazza per motivi di studio, ma siamo abituate a diciamo creare sempre una nuova squadra con ragazze appunto giovani che salgono dai settori giovanili, ragazze che verranno a darci una mano, ragazzi con un po' più di esperienza, un po' più grandi, e vedremo comunque di fare un mix tra più giovani e più esperte per fare una stagione di buon livello. Quanto ti è stata utile in questo tuo percorso, in questi anni, l'esperienza in prima squadra nel settore giovanile invece? Sicuramente la prima squadra mi ha aiutato tantissimo a crescere proprio nel settore giovanile in Under 18 e negli anni precedenti anche in Under 16, perché appunto giocando al fianco di ragazze più esperte ho potuto imparare molto da loro e poi portare diciamo il mio contributo, il mio apporto al settore giovanile. In questi anni con le squadre giovanili con le quali hai giocato hai avuto anche l'occasione di uscire fuori ai confini regionali e quindi di fare anche le esperienze interregionali. Il livello è sicuramente differente, si perde, si vince, però si cresce. Sì, sicuramente noi siamo state a giugno, proprio a giugno scorso, alle finali nazionali Under 18 e ovviamente il livello è molto diverso perché i bacini di utenza delle altre regioni sono ampiamente superiori ai nostri, però è importante anche conoscere nuove realtà appunto fuori dal Molise per capire dove si può ancora crescere e migliorare. Fonzi, di qua. Oh, oh no, oh no. Oh, hey, yeah. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. La nuova pallavolo Campobasso in campo quest'anno anche nel torneo Under 16 femminile regionale. Rebecca ed Eleonora, parte questa nuova stagione, parte una nuova avventura con quanto entusiasmo? Tanto entusiasmo sicuramente, è da tanto che giochiamo ed è uno sport che ci appassiona, ci piace ogni giorno di più e ogni anno di più. Sono 5 anni che pratichi questo sport con la nuova pallavolo Campobasso, come è cresciuta in questi anni anche la tua passione? Ho iniziato con il mini volley, mi sono trovata molto bene e poi ho continuato con l'Under 14 man mano e con l'agonistica, ho conosciuto tante mie compagne che già conoscevo, ma ho fatto anche nuove amicizie sul campo e sono davvero felice di questo e sono davvero contenta e credo di continuare ancora per molto. Cosa ti aspetti da questa stagione e da questo campionato? Sicuramente ci sono sempre gli stessi obiettivi, ovvero quello di vincere, certo, e di divertirsi soprattutto e di stare bene, di divertirsi.
Eleonora, invece per te questa nuova avventura, ritrovi però il gruppo di amiche di sempre, credo. Sì, no, però ho fatto nuove amicizie, ovviamente, perché io venendo da Termoli, però associandomi a questa nuova, diciamo, comunità, società, ho conosciuto queste nuove amiche che penso che sono amiche che rimarranno per molto tempo e speriamo che quest'anno sia fortunato e potremo vincere. Come mai la scelta di Termoli venire a Campobasso con la nuova pallavolo Campobasso? Grazie al nostro allenatore siamo riusciti ad associarci e a unirci. Hai trovato quindi, diciamo così, anche dei giovamenti, nel senso che confrontarsi anche con realtà, anche se per ora regionali, è da stimoli in più, credo. Sì, è stato bello, distruttivo. Sì. Cosa ti aspetti da questo campionato Under 16? Ogni anno si cresce di livello. Sì, vincere soprattutto, perché quello è il nostro scopo principale, però cerchiamo di divertirci soprattutto, specialmente. Con i settori giovanili hai già fatto anche qualche esperienza fuori regione, anche nelle fasi interregionali? Sì, con Treviso, sempre con la mia squadra del Campobasso. Benissimo, diciamo bene, dai, sì, siamo divertite più che altro. Yeah. Katy Perry. Giovanna Fratangelo, prosegue la tua avventura con la nuova pallavolo Campobasso. Prima di tutto ti chiedo, perché hai scelto proprio la pallavolo? Cosa ti piace di questo sport? Perché è molto bello, poi ci muoviamo e poi per me è proprio una passione. Cosa fate durante gli allenamenti? Allora, lavoriamo molto sulle gambe, sul palleggio e sul bagger. So che sei del 2007, però l'anno scorso hai già preso parte anche al campionato Under 12 e quest'anno già all'Under 14. Come ti sei approcciata anche a questi campionati fuori la tua categoria, diciamo così? Sono molto impegnativi, però mi sono molto impegnata perché è stata la prima volta che ho preso parte a queste partite. E cosa hai imparato sul campo? Le posizioni. Un po' di tutto, perché io ho sempre giocato col mini volley. Quindi sei cresciuta proprio nella nuova pallavolo Campobasso. E quali sono le tue ambizioni in questo sport? Io vorrei diventare molto brava, vorrei arrivare fino a livelli alti, però devo anche studiare, quindi penso che non sarà molto facile. Però con l'impegno credo che si possano raggiungere grandi risultati, senza tralasciare, come già detto tu, e cosa a cui tiene molto anche la nuova pallavolo, lo studio. Sì, poi quest'anno inizierò anche le medie, quindi sarà un po' più difficile e mi impegnerò di più. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro. Bianchi, volto nuovo della nuova pallavolo Campobasso. Per motivi di studio ti sei trasferita qui a Campobasso e hai scelto la società della nuova pallavolo Campobasso per proseguire questa tua passione. Come mai? Allora, è una passione nata 11 anni fa, sono 11 anni che gioco e volevo mantenere alto il livello comunque della mia formazione. Ho trovato questa società cercando su internet, facendo varie telefonate e mi sono resa conto che è un'ottima società pronta ad accogliermi e sono pronta per iniziare questa nuova avventura. E non ci penso più, faccio schiaffi, con le onde, con il vento, le vento.